Di taglio dei costi della politica in Consiglio regionale Lombardo abbiamo parlato con il capogruppo della lista Maroni, Stefano Bruno Galli. Consigliere Galli, relazionando in aula sul provvedimento dei tagli e dei costi della politica in regione, lei ha detto che questo testo mette in evidenza la differenza tra chi vive per la politica e chi vive di politica. Cosa intendeva dire? Ma intendevo dire che la politica deve tornare a essere, questo è lo spirito della legge sulla riforma dei costi della politica, la politica deve tornare a essere un'attività per vocazione, deve tornare a essere un'attività che uno ce l'ha dentro e che la svolge nell'esclusivo interesse dei cittadini lombardi, questa è l'essenza di questo passaggio. Della vostra proposta che avevate fatto in merito, cosa è rimasto poi nel testo unificato? Tutte, diciamo che maggioranza e opposizione abbiamo trovato una forte convergenza ed è un dato da sottolineare in modo significativo perché appunto ci siamo trovati in questo gruppo di lavoro, abbiamo lavorato anche rapidamente per arrivare a questo progetto di legge. Noi avevamo presentato la proposta di legge numero uno, che è quella che ha segnato un po' la legislatura, che era relativa all'azzeramento dei rimborsi ai gruppi consiliari. Alla fine abbiamo trovato una mediazione per cui i gruppi consiliari saranno risarciti con 0,5 centesimi di euro, cioè veramente 5 centesimi di euro per ogni cittadino lombardo, per cui è in questo modo tutelata la democrazia, perché così i gruppi possono fare politica, possono organizzare convegni, dibattiti, pubblicare libri, eccetera, perché appunto i gruppi rimangono uno dei canali attraverso i quali si esprime la sovranità popolare, senza però esagerare, senza abbandonarsi al lassismo e all'eccesso di risorse. E mi pareva opportuno che appunto la convergenza che abbiamo trovato sui 5 centesimi di euro comportasse il ritiro della nostra proposta di legge. Questa proposta di legge in generale può essere un passo in avanti per far risalire la politica nella classifica della credibilità? Questo sicuramente, ma soprattutto un passo in avanti perché alla frattura politica-antipolitica, che lo abbiamo visto alle recenti elezioni amministrative, ha un po' caratterizzato il disagio, il malcontento, l'astensionismo di una larga parte dell'elettorato, bisogna contrapporre in modo più significativo, più forte, radicalizzare la frattura fra le regioni del nord e lo Stato centrale. Questo è il punto, perché qui vengono erosi dei principi che sono i principi dell'autonomia delle regioni e che stanno tirando la cinghia, mentre lo Stato non lo sta facendo. Lo Stato ha imposto una cura dimagrante alle regioni molto significativa, ma lo Stato non sta guardando dentro se stesso, dentro questi apparati burocratici che sono pachidermici, sono ingombranti e dove si annidano gli sprechi, dove si annida la dispersione di pubblico denaro. E allora questa legge serve per dimostrare la virtuosità di Regione Lombardia, che è, io l'ho detto, è irriguardoso paragonare quello che stiamo facendo qui con la Calabria, la Campania, la Basilicata. Guardiamo le altre regioni, guardiamo la Baviera, guardiamo il Baden-Württemberg, quelli sono i confronti che deve fare Regione Lombardia e nei confronti con queste regioni, Regione Lombardia è una regione vincente e quindi questo è il dato significativo. Lei ha detto che è sbagliato collegare il discorso della macroregione con gli esiti elettorali. Quello che ha appena detto invece dimostra che il provvedimento di oggi è collegabile alla macroregione. Certo, se c'è un'azione sinergica dei tre consigli regionali, io ho detto che insomma, verificare o meno l'esistenza della questione settentrionale in base all'andamento elettorale dell'asse del nord, quindi del rapporto Lega-PDL, è un po' limitativo perché la questione settentrionale è una realtà molto complessa, molto significativa e la macroregione rappresenta lo strumento privilegiato per risolvere la questione settentrionale. In che modo? In che modo? Dando vita a delle politiche che sono coordinate organiche fra le tre regioni e aumentino il potere negoziale di queste tre regioni nei confronti dello Stato di Roma, che è sempre più burocratico e accentratore e sempre di più sta soffocando l'autonomia del Nord.